Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 59esimo episodio per la nostra videoguida 100% e prima parte per il settimo DLC, La strada verso casa per Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre like al video, condividetelo sui social e soprattutto iscrivetevi al canale. In questo video chiaramente inizieremo quello che è per l'appunto il settimo ed ultimo DLC per Shadow of the Tomb Raider, partendo come sempre da una spulciatina a quelle che sono le nuove armi e armature o comunque sia abiti per quanto riguarda questo contenuto aggiuntivo, per cui inventario. Per quanto riguarda le armi abbiamo un nuovissimo arco che è in fondo alla lista e che si chiama Colpo Argenteo. Le frecce furtive caricate possono perforare le armature o trapassare i nemici senza armatura, così da colpire più bersagli. È un arco che ha un discreto danno, cadenza di tiro e velocità di tensione e che ha, nel suo punto di forza maggiore, la durata della tensione. Per quanto riguarda invece i completi, ne abbiamo un paio a disposizione. Uno che è proprio relativo a questo settimo DLC e un altro che credo sia più che altro un omaggio a Lara Croft e Tomb Raider in generale. Il primo abito è Sentinella della Mezzanotte. I motivi antichi aumentano la durata della percezione e della concentrazione, quindi relative a due abilità di due rami diversi, per quanto abbiamo visto fino adesso, riguardo per l'appunto la nostra protagonista. Vantaggi, durata percezione, aumenta la durata degli effetti dell'erba percezione e richiede l'abilità Occhio dell'Aquila. Concentrazione prolungata, il tempo viene rallentato per un periodo di tempo più lungo quando miri, richiede l'abilità Squame del Serpente. Per questi ultimi due episodi, relativi all'ultima espansione, ragazzuoli, utilizzerò per voi avventuriera tattica classica, quindi proprio l'omaggio a Tomb Raider. Verde acqua e marrone, sono sempre stati bene insieme. Vantaggi, fabbrica munizioni extra, aumenta la quantità di munizioni che puoi fabbricare in azione. Esperienza bonus, uccisioni furtive, ottieni esperienza bonus per uccisioni furtive. Anche se ormai c'è da dire che non è che ci serva tantissimo l'esperienza in più, abbiamo praticamente preso quasi tutto o tutto. Ok. Per cui prontissimi a partire. L'inizio di quest'ultima avventura si trova esattamente qui al villaggio di San Juan, praticamente nei pressi di una chiesetta semiabbandonata. Quindi, se vi dovesse servire, mi raccomando, fate scorta di munizioni e oggetti vari dalla mercante qui in piazzetta e poi proseguiamo tranquillamente verso l'ultima parte di questa nostra avventura. Dopo aver parlato con Abby, il viaggio rapido non sarà più disponibile fino al completamento della missione. Sei pronto a vivere il sogno di Mariana? Siamo prontissimi. Sembri preoccupata, Abby. Qualcosa non va? No, non proprio. Quando hai lasciato me e Pilar, lei mi ha dato i diari segreti della nonna. Li sto leggendo. Contengono parecchie cose interessanti. Non puoi aspettarti di apprendere subito tutta la conoscenza di Mariana. Ci vuole tempo. Già, una volta ha fatto un sogno, una visione del futuro. In essa compare una donna identica a te. Oh. Naturalmente non voglio dargli troppa importanza, per ora. Quando la tua guerra con Amaru sarà terminata e il fato dello scrigno d'argento di Ishel deciso, torna qui da me. Ma certo. Ehi, è bello vederti. Lara, vedo che avete fatto le presentazioni. Come siete arrivati qui? I nostri alleati, gli Yashin, sono svaniti da Paititi. Ma hanno lasciato un sentiero da seguire, che mi ha condotta qui. Ecco il significato della visione di Mariana e il motivo per cui ti ho chiesto di gli venire. Gli Yashin sono nei guai? Non saprei, ma è qui che entri in gioco tu. Secondo la nonna, tu e gli Yashin avete una sorta di legame speciale. Sì. Allora sta a te scoprire cos'è successo. Farò quel che posso. Sapevo che l'avresti detto. L'attività vulcanica ha aperto una fenditura nel terreno. C'è una galleria dalla parte opposta. Che abbia a che fare con gli Yashin? Forse Andres Lopez non era così suonato. Comunque sia, una galleria sotterranea nascosta è un ottimo punto di partenza. Ricompensa eterna, esplora la galleria, per cui riprendiamo il controllo di Lara e iniziamo ad andare sulla destra. Pronti all'azione. Salto in avanti e rampino. Discesa con corda. E scendiamo quindi al piano inferiore.
Ci stacchiamo con cerchio e si riprende. Se serve recuperiamo anche qualche materiale. E poi in acqua. La Trinità, come è arrivata qui? A breve seguirà una sessione di combattimento contro la Trinità. Iniziamo tutto in maniera stealth da sott'acqua. Usiamo spesso l'istinto di sopravvivenza per notare se le guardie di fronte a noi sono in giallo e poi chiaramente la attacchiamo sempre in maniera stealth da sott'acqua, semplicemente premendo il tasto triangolo. Chiaramente ragazzi, lo ripeto per l'ennesima volta, tutti i tasti che vi vado ad elencare sono relativi a PS4. Uccisa la prima guardia andiamo sulla destra con tranquillità, controlliamo che la guardia sulla destra per l'appunto diventi in giallo e poi sempre attacco stealth, perfetto. Per questa seconda guardia, mi raccomando ragazzi, dovremo essere velocissimi nell'esecuzione, perché dopo un paio di secondi tornerà ad essere in rosso, quindi vista da un suo alleato. Quindi se non vogliamo far scattare l'allarme, dobbiamo essere veloci. Torniamo al centro sulla sinistra e sistemiamo anche la terza. Tutte le guardie frontali sono state sistemate, per cui adesso possiamo procedere con maggior disinvoltura verso la profondità di questa sala. Per cui torniamo nella zona iniziale, da dove siamo entrati, e poi usciamo fuori dall'acqua, rimanendo comunque sia nell'erba alta, quindi sempre in modalità stealth. Quindi in sostanza alcune guardie le possiamo uccidere con calma, mentre altre dovremo stare attenti anche ai tempi prestabiliti, durante le quali sono non in vista degli alleati, oppure nei momenti in cui magari sono bordati di rosso e quindi dovremo attendere il momento più opportuno. Di qui ci avviciniamo e ci nascondiamo dietro le casse. Arrivati a questo punto ci sono diversi approcci, con grosso modo 4-5 nemici di fronte a noi. Possiamo utilizzare la Molotov qui sulla sinistra, possiamo sparare, oppure possiamo eliminare un paio di guardie inizialmente in maniera stealth per poi passare ad un approccio action. Vi chiedo anche scusa se in certi momenti sono velocissimo a parlare, ma il tempo è davvero poco per spiegare le cose. Ok, questa qui sulla destra la andiamo ad eliminare molto in fretta. Speriamo che l'altra non ci veda subito. Torniamo indietro, controlliamo sempre con l'istinto e eliminiamo anche questa qui. Dopodiché Molotov con quadrato, la accendiamo con R1, avendo chiaramente dei panni recuperati anche prima di entrare in quest'area, e la lanciamo lì in mezzo, cercando di prenderle tutte e due, o comunque almeno una. Mettiamo il mitra, un altro paio di avversari si sono allarmati, e possiamo anche creare una granata frammentazione, perché no? Sempre se ci arriviamo laggiù, chiaramente. Proviamo. Ok ragazzi, mi sembra che li abbiamo eliminati tutti. No, ne manca uno? Uno che era praticamente a terra, un piccolo bug grafico che ci ha fatto credere che il nemico fosse già sconfitto. Comunque sia ragazzi, siamo stati perfetti, eccezionali, bravissimi. Tanti li abbiamo uccisi in maniera stealth, un paio con la Molotov, un altro con la granata frammentazione e poi ciò che rimaneva con il mitra, senza farci mai colpire. Per cui davvero, davvero perfetti. Fatto questo possiamo spulciare un po' i corpi, se vi serve qualche proiettile, qualche oggettino, qualche soldino, niente di particolare. E poi proseguiamo qui sulla destra, doppio salto e ancora più su. Fucile a pompa, abbattiamo la barricata, ripassiamo al mitra ed avanziamo. In sostanza ora dobbiamo affrontare una sessione durante la quale verremo continuamente bersagliati dalla torretta che i nemici stanno per l'appunto montando e adesso andranno ad utilizzare, per cui innanzitutto rimaniamo sempre riparati per non farci colpire poi dagli avversari. E ogni tanto facciamo capolino da dietro le coperture per abbattere i nemici di fronte a noi. Per ora lasciamo stare quelli che sparano con la torretta, tanto sono troppo corazzati, troppo ben difesi per essere abbattuti. E quindi spariamo semplicemente a quelli che abbiamo di fronte. Attenzione, quando arriva la granata ci allontaniamo con la capriola di cerchio e poi torniamo dietro la copertura. Ok, altri nemici sono stati abbattuti, per cui possiamo tornare ad avanzare, sempre ben nascosti e sempre pronti ad abbattere altri avversari. Ancora Molotov, la accendiamo
e la lanciamo nel mucchio. Perfetto così. Poi chiaramente se non volete utilizzare il fucile d'assalto come sto facendo io, potete andare di fucile a pompa, potete utilizzare dei proiettili speciali, potete usare la pistola con i bengala o l'arco addirittura se volete azzardare un po' di più. Insomma, quello che più vi piace. L'importante è rimanere sempre ben coperti ed essere veloci e letali nelle uccisioni. Ancora una volta fucile a pompa, abbattiamo la seconda barricata, torniamo all'arma più comoda e poi si scende sempre ben coperti. Quindi questa sessione è un ripetere sempre la stessa meccanica di gameplay fino all'eliminazione di ogni avversario. Perfetto, abbiamo abbattuto anche l'ultimo, chiaramente col fucile a pompa, avvicinandoci parecchio rispetto a prima, quindi con un approccio da corta distanza, non più da media. Dopodiché iniziamo la scalata su questo murettino sulla destra, attraversiamo la colonna semidistrutta e poi doppio salto sempre in avanti. Andiamo sulla destra, cornicione dopo cornicione, e quindi in sostanza abbiamo così facendo aggirato gli avversari con la torretta e la copertura per poter riprendere alle spalle di sorpresa. Bene, non ce ne sono altre. Perfetto ragazzuoli, siamo stati ancora una volta bravissimi, al che proseguiamo con l'avventura, per cui sempre in avanti, passiamo sotto la trappola e ci troviamo di fronte un bivio. Sulla sinistra la strada sarà bloccata, sulla destra potremo proseguire. Comunque sia, vi faccio vedere tutto, essendo questa, come sempre, una videoguida. Sulla sinistra la strada è bloccata dalle punte, sulla destra facciamo il giro. Scavalchiamo l'ostacolo, andiamo ancora sulla destra, doppio salto e sopra la sporgenza. All'altezza della cascata facciamo un salto in avanti e poi leggermente sulla destra verso la parete butterata, quindi salto in avanti e rampino, avanti X e quadrato. Costeggiamo tutta la parete sulla destra, ancora salto sulla destra, rampino, dopodiché discesa con corda e poi ondeggiamo prima sulla destra, poi sulla sinistra e ancora un bel salto. Così da raggiungere un oggetto collezionabile, istruzioni della Trinità. Queste sono le note scritte dal missionario mentre era a Paititi, nel luogo dove era conservato lo scrigno d'argento. Descrivono un complesso di gallerie sotterranee che conducono da Paititi a qui. Basandosi sulle sue scoperte, Lopez ha fatto dei calcoli per un viaggio via terra che lo ha condotto alla missione di San Giovanni. Non stava semplicemente scavando le catacombe per nascondere lo scrigno. Cercava queste caverne. Ed avendo anche così completato la prima parte per il settimo DLC di Shadow of the Tomb Raider, la strada verso casa. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 59esimo episodio della nostra videoguida al 100%, per quanto riguarda ogni contenuto disponibile giocato alla perfezione per Shadow of the Tomb Raider, è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che anche stavolta mi avete concesso e spero davvero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!